È rimasto volutamente in silenzio per 2 mesi, ma il cronoprogramma delle riforme della giustizia non si è fermato. A maggio il ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio lo ha annunciato chiaramente a Treviso ad un incontro organizzato da Confartigianato del Veneto sui costi della giustizia per le imprese. Sarà pronto. Le riforme procedono con celerità e con efficienza. Abbiamo portato insomma anche qualche buona notizia anche per il Veneto. Il sistema delle intercettazioni sarà rivisto nella garanzia dell'utilizzo per i reati più gravi. Ogni ufficio giudiziario, così come dispone di una serie di risorse che sono prefissate, come il numero dei cancellieri, dei segretari e degli uscieri, possa disporre di un budget prefissato per quanto riguarda le intercettazioni. Le spese per le intercettazioni sfuggono invece a qualsiasi controllo preventivo. È di oggi la notizia che un tribunale italiano, nemmeno tanto grande, ha speso, anzi una procura, ha speso 4 milioni di euro per alcuni anni di indagine con intercettazioni che non sono approdate assolutamente a nulla, e questo secondo me è uno spreco irragionevole che va rimediato. Le assunzioni sono in arrivo, abbiamo accelerato i concorsi per magistratura, ne faremo 3. Prossimamente, cercando soprattutto di accelerare quelle che sono le procedure tra il momento della domanda per entrare in magistratura e il momento dell'assegnazione della toga se hai vinto il concorso. È un periodo che oggi oscilla attorno ai 4-5 anni ed è anche questo irragionevole. È in gran parte dovuto alla lentezza della burocrazia che cerchiamo di snellire. Per quanto riguarda il personale amministrativo, che è tanto e forse anche più importante, abbiamo già assunto, abbiamo in progetto di assumere anche con gli aiuti di questo piano europeo, alcune migliaia di addetti che saranno superiori a quelli che andranno in quiescenza e che dovrebbero, assieme alla semplificazione delle procedure, garantire quell'abbattimento del 40% dei processi civili che è previsto dal piano appunto europeo. Che cosa cambia col decreto migranti sul caso Cospito? 41 bis non si tocca? Beh, ho detto adesso durante il mio intervento che il 41 bis, il Parlamento è tutto d'accordo, tutto propenso a mantenerlo così com'è, e quindi non si può pensare a un 41 bis di serie A per i mafiosi e a un 41 bis di serie B per gli altri. Per di più, se noi accedessimo al principio che chi attua lo sciopero della fame durante il 41 bis legittimamente inflitto secondo le regole può evitare questa applicazione, allora noi consentiremmo alle centinaia di mafiosi che sono sottoposti a questo regime, attraverso lo stesso espediente dello sciopero della fame, di annullare quello che è il contenuto dello stesso 41 bis, lasciandolo alla loro discrezionalità. Questa sarebbe una resa dello Stato e quindi una abolizione surrettizia di questo articolo di legge.